Buongiorno ragazze e ragazzi. Oggi cosa? Oggi siamo ritornati con un nuovo video. Questo video si tratta di un video un po' speciale perché è un tutorial di Natale. Non avete idee per decorare la vostra casa? Basta chiedere a Paolo e Giulia che vuoi. Aspetta, dai. È una cosa semplicissima, molto facile. Alla fine verrà questa cosina qua. È molto bella. Questa cosina qua, no? E quello che ci occorre è forbicine, pirottini. I pirottini sarebbero quelli là. E colla. Per i dolci. Colla. Colla e un cartoncino fatto. Brillantini e queste cosine qua sono, cioè potete farlo quello che volete, se li volete mettere, altrimenti potete lasciare tutti i pirottini senza nessuna decorazione. Un'altra cosa, un cartoncino, non fate caso che questo è tutto un po' rovinato, però comunque verrà un buon effetto perché alla fine verrà tutto coperto. E un'altra cosa, cartoncino, prendete qualunque cartoncino e dovete fare un piramide, non ricordo, cioè questo tipo un cilindro, no, vabbè, questo il cono è un cono gelato, e praticamente questo. Allora, questo lo possiamo levare, io qui ho usato un cartoncino marrone, ma potete scegliere quello che volete, qui un cartoncino oro. Prima di tutto, cominciamo per... Allora, se comunque la base è grande, vi servono abbastanza pirottini. Io ho comprato la confezione da tipo 100 pirottini, no? E praticamente... Ora vi faccio vedere un passaggio, poi li continuate pian piano. Li continuo anch'io, perché la devi fare vedere prima come si fa, perché l'ha fatto a scuola. Non è vero, l'ho inventato. No, è vero, l'ho inventato lei. Scherzando, l'ho fatto a scuola, però lo voglio riportare al meglio qui nel video. Basta prendere il pirottino, no? E tagliarlo qua. In questo metodo, così, poi prendete il triangolino che avete, cioè questa parte che avete tagliato, no? E andate a tagliare il contorno e andate a tagliare, appunto. Aspettate, ora vi faccio vedere anche il risultato che esce. Dovete tagliare solo questa parte. Ah, Giulia, aspetta. Io l'ho preso a cuoricini perché era l'unico che si avvicinava di più a Natale, almeno quelli là che ho trovato io. E praticamente dovete tagliare tutto il contorno, quindi, no? Così. E la pallina lasciatela fuori. Ne continuate abbastanza perché ne servono abbastanza, però il taglio deve essere dritto. Così? No, deve essere dritto il taglio. Come? Cioè dovete tagliare nella stessa parte, no? Dritto proprio. Allora, prendete due contorni di pirottini. Prendete una colla qualsiasi, però ragazzi vi consiglio una colla originale e buona, tipo o Brit, UU o Giotto. E poi potete usare anche quelle là liquide per fare anche gli slime. Quelle là vanno bene per qualunque, pure quelle là senza marca, tutte. Però queste serve una colla che incolla bene. Allora, andiamo prima di tutto. Non molti, se no se no sbaglio. Visto che se colorate, cioè se incollate pure questa parte qua, non mi viene questo effetto un po' pompante qui giù, perché qui giù non ho messo colla e quindi sarà meglio, perché se mettete colla dopo non va bene assolutamente, perché fa un effetto un po', come posso dire, che tutto appiccicato, non viene quel... L'ha tagliato bene così, guarda. Quell'effetto. L'ha tagliato bene così.
andate quindi a tagliare soltanto il andate ad incollare soltanto, mettere la colla soltanto sulla parte superiore e nei due lati che vi servono assolutamente perché, per incollare. Andate quindi a incollare questa parte. Poi dopo, una volta finito magari tutto il cartoncino, ci vuole almeno un bel po' di tempo, cioè ci vuole molto tempo almeno, perché comunque è da lavorare, quindi dovete avere abbastanza tempo e molta cautela, perché se non avete cautela non lo potete fare questo. Ok, e praticamente vabbè, queste le colle comunque ve lo fanno un po' staccare e appiccicare insieme. Allora, come sta tagliando? Allora, bene, ora vado a prendere un altro contorno di pirottino, visto che mi se è rimasto questo spazio qua, un bel po', cioè un bel poco. Io mi diverto tanto. Vabbè, praticamente andiamo a fare sempre la stessa. E incolliamo tutte queste belle farine, molto carine, perché ragazzi le farine sull'albero di Natale sono la cosa più bella che ci sia al mondo, chiaro. Veramente stupefacente quando fate tutte queste palline, decorate la vostra casa con le cose che avete fatto voi, no? Ed è sempre una cosa spettacolare perché praticamente cioè decorate la vostra casa con tutta la roba che avete fatto voi, tutte queste cosine qua, no? E allora è carino. Tagliamone un altro e poi basta. Uno, tagliola. Ecco. Che andiamo a fare ora? Andiamo così, no? Andiamo a mettere il brillantino rosso nella nostra coccarda. Vivere, ecco, vivere qua, colori, ora vivere,
penso che tu sia un fiore di un raro colore. Aspetta, giù. No. Happy birthday. No, com'era la canzone di Natale? Happy birthday. Ma quando mai ti senti di compleanno? E il nostro alberello di Natale, Merry Christmas, è pronto per essere messo su una decorazione, su un mobile di casa vostra. Noi vi mandiamo un bacione enorme, iscrivetevi a Instagram Marghe Giulia Kawaii trattino basso official e su Facebook Marghe Giulia Kawaii Real e ovviamente su YouTube Marghe Giulia Kawaii. Dite qual è stato il più bello, chi è stata la più brava e un bacione. Ciao!